sì. Ecco qua. Dolmen di Sa Coveccada. O Sa Coveccada. O Sa Coveccada. Dal sardo ciò che è coperto. Civiltà prenuragica. Utilizzo sepolcro. Localizzazione, Stato Italia, Regione Sardegna, Comune di Mores. Sia per le notevoli dimensioni, sia perché è considerato elemento importante nell'evoluzione delle architetture sepolcrali della preistoria della Sardegna, il Dolmen di Sa Coveccada è considerato uno tra i più importanti al mondo. Al di fuori dell'isola si possono trovare raffronti con i dolmen della necropoli di Ala Safat in Cisgiordania e con quello di Côte Rouge e Rault in Francia. Ah. Direi che bisogna andare a vederlo. Subito, oggi, adesso. Andiamo. Si va. Scelgo la più bella uscita da Sassari, quella di Scala di Giocca, custodita dalla Madonna dei Ciclisti. Il panorama è magnifico. L'occhio si spinge lungo la valle verso ovest fino al territorio di Alghero. Questa è la famigerata Scala di Giocca ed è all'uscita di Sassari, all'uscita verso sud, la parte più alta della città. È famigerata naturalmente quando si fa in salita. I tornanti non sono molti, ma farli in salita pedalando non è uno scherzo. La falesia di Arenaria, franando, ha creato tanti terrazzamenti naturali, dove i sassaresi coltivano da sempre, soprattutto gli ulivi. Sul lato opposto della valle si incontrano muros e cargeghe. Questa a cargeghe è la chiesa di Santa Croce, un piccolo delizioso oratorio del XV secolo. Entro a dare uno sguardo. Approfitto della Domenica delle Palme per vedere se riesco ad attirare su di me gli influssi misteriosi del rito cattolico. L'interno è di una bellezza sobria ed elegante. Il pavimento, in cementine nere e bianche, bellissimo nella sua semplicità, mi ricorda l'inizio delle lente evoluzioni delle forme nelle litografie di Escher. Anche il tetto, in legno, richiama la dignitosa povertà della chiesa di una volta. La pala dell'altare, invece, è inaspettatamente ricca di colori e movimento. Il pulpito lo trovo abbastanza sfarzoso da sembrare fuori posto. Dopo cargeghe, la strada si inerpica verso i maestosi costoni calcarei che dominano la valle. Il paesaggio è uno dei miei preferiti attorno a Sassari, con queste falesie biancastre chiazzate dal verde della macchia e che si colorano facilmente con la luce del sole. Breve sosta a Florinas e si prosegue. Le strade bianche
come in Toscana, come nella famosa gara, le strade bianche. E qui non sono nel Chianti, ma sono in una zona altrettanto bella. Sto correndo parallelo alla 131. Tranquilli, non le voglio toccare le vostre pecorelle, non mi interessano. Qui invece sto correndo parallelo alla strada veloce Sassari-Olbia. Il paesaggio è molto cambiato. La terra qui è piana e disseminata qua e là di poche querce da sughero. In lontananza l'inconfondibile forma a tronco di cono di Monte Santo. Allora, ho abbandonato la strada parallela alla strada veloce Sassari-Olbia e mi sono addentrato qui nella grande piana di Mores. È raro vedere mucche pezzate alpine, tipicamente alpine, in Sardegna. Ormai sono quasi ad Ardara, dove una breve sosta sarà d'obbligo. La chiesa di Santa Maria del Regno. Costruita nell'XI secolo in trachite ferrosa molto scura, è una delle chiese romaniche più belle di tutta la Sardegna. Il campanile in origine era molto più alto, poi venne in parte abbattuto e nella parte troncata vennero messe le campane. Purtroppo non si può entrare, è chiusa nonostante sia la Domenica delle Palme, ma l'interno è strepitoso. Ho appoggiato qui il cellulare sul vetro e spero che si veda qualcosa. Già qui non si vede più. Fra Ardara e Mores prosegue il paesaggio pianeggiante fatto di sughere separate da ampie radure a pascolo che ora sono tutte in fiore. Allora, sono qui a Mores, al centro di Mores, di fronte a questa chiesa interessante, soprattutto perché ha un campanile assolutamente sproporzionato. Sembra peggio del campanile di San Marco a Venezia. Assolutamente sproporzionato sia al luogo, a Mores. Ho iniziato le manovre di avvicinamento al Dolmen di Sa Coveccada. Ecco, questo è l'ultimo tratto di strada prima del Dolmen. E la strada è molto stretta adesso, anche messa un po' male, però si fa. La pace che comunica questa campagna è impagabile. Non è coltivata intensivamente e anche il pascolo è discreto. Gli allevamenti di piccole dimensioni.
sembra tutto a misura di uomo e di lentezza. Allora, il dolmen dovrebbe essere qua attorno, ma non è facile trovarlo, Scusate, ragazze, devo passare. Non voglio disturbarvi, però sapete come si dice, la strada è di tutti e quindi anche mia, anche vostra, ma anche mia. Ma basta che vi scostiate, guarda. Io passo qua a sinistra, voi vi mettete a destra. Io non vi voglio disturbare. Tornate, perfetto, avete capito com'è la faccenda. Andate di là e io vado di qua. Brave, così. Ecco, basta che una prenda l'iniziativa, le altre seguono a pecora. Ma tu sei il guardiano del dolmen? Ciao. Allora, io adesso lascio la bicicletta qui. Allora, il cancello è aperto. Ma tu cosa dici? Non puoi passare, vero? Ciao, vero bene. Come stai? Senti, cavallino, tu mi devi far passare qui. Mi sembri pacifico e tranquillo, però insomma sei grosso. Sei proprio in mezzo ai piedi. Cioè, io vorrei aprire questo chiavistello. Ma tu cosa dici poi? Cerchi di uscire, cosa fai? Ho aggirato il blocco dei cavalli, il blocco equino, saltando una rete di filo spinato altrove, e non mi fidavo di passare da quel cancello perché quei cavalli sembravano non vedessero l'ora di scappare. Eccolo qua, il dolmen in gabbia. Cosa abbia fatto per meritarsi di stare in gabbia non è chiaro. Il dolmen è maestoso. È veramente impressionante. Il dolmen ha questi due lastroni laterali di pietra giganteschi e poi sormontati da uno più piccolo. Anche se mi viene da pensare che sia stato nel tempo troncato a metà e l'altra parte che arrivava praticamente sino alla fine di quelle laterali sia andata perduta o sottratta. È assolutamente gigantesco, è impressionante, sarà lungo 5 metri. Qua c'è l'apertura larga e poi si percorre questa sorta di sentiero sepolcrale e si arriva fino all'altra apertura, quella più piccola. Qui ai lati, al lato destro perlomeno, c'è una nicchia piuttosto ampia, una nicchia che invece non c'è nella parte sinistra. Lì durante il restauro, ecco, sono state messe queste zeppe. E questo sostegno così un po', diciamo, artigianale, ecco. Questa è la vista dall'uscita principale. Verso questa piana
trachitica. Ecco, da qua si percepisce tutta la possenza di questo dolmen. Qua la pietra che chiude parzialmente da questo lato il dolmen è sicuramente stata sbrecciata nei secoli, credo almeno. Forse la chiusura in questi punti era più completa. Qua ci sono chiaramente i segni del restauro che è in corso, perché il dolmen aveva e ha tuttora dei problemi di statica importanti. Ecco, anche qua si notano le zeppe e i segni del restauro. A dire il vero, i segni non sono proprio discreti, però evidentemente sono necessari. Queste crepe riempite in cemento sono proprio bellissime, però fanno intuire i problemi strutturali di questi lastroni. E mi viene da pensare, almeno a livello di suggestione naturalmente, che questo dolmen avesse anche una funzione rituale, oltre che così rappresentativa, magari di un capo, per la sepoltura di un capo o di uno sciamano. Mi viene da pensare che questa apertura potesse essere appunto utilizzata per introdurre il cadavere, i resti, come se fosse l'introduzione del corpo del morto in un secondo e definitivo utero. Questa apertura più piccola e questa struttura enorme, gigantesca, sembra la rappresentazione di un secondo grembo, il grembo della terra, della morte, dell'eternità, e l'introduzione qui del cadavere sia stato quasi un atto simbolico di un antiparto, del parto, del contrario del parto l'aveva portato al mondo e che attraverso questa apertura lo riporta all'interno della grande madre. Allora, questo dolmen è in cosiddetto restauro già da anni, non so bene da quanti, ma penso 6 o 7 anni, perché è circondato da questa struttura di pali innocenti e questa copertura. Ormai stanno andando tutti a male, questi pali sono arrugginiti, c'è della plastica qua tutto attorno che ormai è in disfacimento. Sì, ho letto che il restauro è, non lo so se è stato proseguito o cosa, ma in ogni caso è ormai in
interrotto da anni, e per cui la bellezza di questo dolmen, che è tutt'uno con la bellezza del contesto, così brullo però verde, con queste piccole colline boscose qua attorno, insomma la bellezza di questo dolmen è perché è qui, per lui, ma anche perché è qui. E questo schifo attorno e sopra, diciamo che rende veramente poco onore alla bellezza di questo luogo e di questa opera fantastica e dei nostri avi preistorici megalitici, anche perché questo è veramente il dolmen che segna il passaggio dai riti funerari delle Domus Deianas a quelli successivi, cioè questo è il primo esempio, comunque uno dei primi esempi di riti funerari che escono dalle Domus Deianas, e quindi da contesti di falesie rocciosi che vengono scavati e vengono fuori, e quindi la sua importanza è pazzesca, e vederlo trattato così, e già per raggiungerlo bisogna tra virgolette entrare a casa altrui perché ho attraversato dei campi dove giustamente le persone ci fanno pascolare le bestie, ma insomma non è propriamente per tutti, ecco, passarci, arrivare qua, arrivare e vedere questo stato indecente fa un po' male, insomma. Io credo che una bella serie di sovrintendenti, assessori regionali, provinciali, comunali, a cultura, al turismo, insomma tutta una schiera di burocrati, io credo che si dovrebbero direi vergognare, ecco, non troverò delle altre parole più consone, si dovrebbero vergognare, ecco. Non so se si vergognino, io non credo, però mi vergogno io di vedere questo monumento in queste condizioni così tristi. Bene, si torna a casa, altri 60 km per fare la strada inversa.